Cari amici, bentrovati. Siamo nel primo giorno del nuovo anno e ascolteremo in questa giornata ancora una volta un brano di Vangelo lucano che parla della nascita di Gesù. In modo particolare ascolteremo due atteggiamenti o due reazioni che si hanno di fronte a lui, al bambino appena nato. La prima, quella della madre Maria, che custodiva tutto quello che era avvenuto nel suo cuore, e poi ancora il ben noto atteggiamento dei pastori, i primi che si affacciano di fronte alla casa di Nazareth e nel vedere il bambino Gesù, dice Luca, si stupirono e lodavano Dio per quello che avevano visto, per l'evento a cui avevano partecipato. Quindi la custodia del cuore e lo stupore rinviano a due reazioni aperte, potremmo dire, due reazioni che, stando al Vangelo, non indicano già il tracciato che si deve percorrere alle tappe stabilite che devono essere segnate, ma a quello che deve essere fatto e a quello che si può fare e a ciò che si avrà la possibilità di mettere in atto da questi due atteggiamenti insostituibili, questi due atteggiamenti che devono in qualche modo imprimere la marcia alla fede, quindi la custodia del cuore di un mistero che ci oltrepassa, che cosa possa significare che Dio si incarni, è qualcosa che fa tremare i polsi. Sì, la teologia avrà riempito pagine e pagine, ma questo mistero è davvero una realtà che ci supera e perciò si deve custodire, nel senso di meditare incessantemente, e mai potremmo dire una parola di fronte alla quale si potrà dire ok, l'abbiamo capito, l'abbiamo finalmente decifrato, ora possiamo solo metterlo in atto. Quindi la custodia del cuore, il ritornare frequentemente, e poi lo stupore. Credo che davvero siano necessari queste due prime reazioni di coloro che hanno assistito all'evento della nascita di Gesù per iniziare a vivere nuovamente il Vangelo. Se noi dovessimo solo mettere in pratica quello che il Catechismo ci dice, o anche le pagine del Vangelo nella storia di Gesù ci consigliano di fare, saremmo nient'altro che dei ripetitori anche talvolta abbastanza stanchi, perché sono cose già note. Per noi preti bisogna dire la messa, bisogna fare il catechismo e tante altre cose, ma il Vangelo, il diritto canonico, osservare tutte le regole per stare dentro gli argini di quanto la Chiesa ci dice, ma il Vangelo non inizia da questo, no? E il Vangelo con la nascita di Gesù inizia dalla meraviglia, dallo stupore. Poi cosa noi potremmo fare? È tutto da stabilire, no? E oggi c'è tanto, credo, bisogno di guardare, di accogliere queste pagine di Vangelo per ricominciare da capo, come ogni epoca, come ogni nuova era che inizia a diventare cristiana e si lascia sconvolgere da quanto è accaduto e non pensa, non crede di averlo già conosciuto, acquisito, semmai poggiandosi su una tradizione bimillenaria, d'accordo, ma una tradizione che deve sempre ricominciare da me, ricominciare dalla mia esperienza, dal mio stupore. Buon inizio d'anno a tutti voi. Thank you.